Gli Etruschi erano forse il popolo più musicale dell'antichità. Loro cercavano di applicare la situazione della musica ad ogni ambito della vita privata e pubblica, civile e religiosa. Un matrimonio, una festa di fidanzamento, un banchetto, un rituale religioso, uno spettacolo di tipo privato o pubblico all'interno di una sorta di circo, veniva accompagnato da brani musicali. Abbiamo deciso di focalizzare l'attenzione sugli strumenti a fiato, che sono quelli più rappresentati nelle immagini etrusche. Le uniche tracce concrete sono quelle di pochi frammenti di strumenti musicali in osso, in legno, in avorio, come ci raccontano gli antichi, che loro suonavano e che ancora, dopo tanti anni, possono parlarci. Vedere che insomma c'erano tutti questi strumenti a fiato nel mondo etrusco mi ha incuriosito tantissimo, no? Vedere questi miei colleghi di tanti anni fa che suonavano in tutte le occasioni, un po' mi ci vedo, no? In realtà la storia non si è conclusa, no? La storia di questi miei colleghi è un po' la storia mia, è cambiato quello che ci sta intorno. Questo è un museo assolutamente eccezionale perché ospita tutti i reperti legati all'archeologia subacquea, ovvero tutti i reperti recuperati sul fondo del mare. Questa nave che veniamo ad osservare qui dentro ha restituito una cosa assolutamente inedita, inaudita: strumenti musicali. In questo momento l'emozione è molto forte perché insieme ai miei colleghi del Conservatorio di Livorno, il professor Agostini e il professor Cresci, andiamo ad analizzare degli strumenti di un nostro collega di 2600 anni fa. L'osservazione più importante è sicuramente quella del calibro interno. Gli strumenti erano cilindrici o conici, perché qui c'è una storia completamente diversa. Sì, sì, cilindrico. Perfetto. Dalle dimensioni mi sono fatto alcune idee, naturalmente, e anche dalla forma, cilindrica, non conica, come quelli greci. Quindi, di chi sono questi strumenti? Chi erano i musicisti che suonavano questi strumenti? Etruschi? Credo ci saranno molte sorprese. Il Museo Archeologico di Paestum ospita una sezione straordinaria, piena di tombe dipinte del V secolo avanti Cristo con affreschi lasciati dalla cultura dei Lucani, ma chiarissima a livello ideologico e soprattutto figurativo di tipo pittorico è l'impronta della cultura etrusca, rituali funebri, giochi funebri, sovente accompagnati dalla musica, così come vediamo nel mondo etrusco. Sono strumenti eccezionali. Fra un pezzo e un altro ci sono degli incastri conici in quest'osso di cervo che sono difficilissimi
da fare con una precisione veramente incredibile. C'è una relazione eccezionale con quelli ritrovati a Santo Stefano, che hanno l'esatta proporzione nel corpo della posizione dei fori. Gli strumenti sono assolutamente cilindrici. Che cosa possiamo fare per trovare un punto di maggior sicurezza? Nel Museo Archeologico di Chianciano esiste un frammento di strumento affiato in osso che conserva pochi fori, è piccolino, ma che ci permette di istituire dei parallelismi, dei confronti con gli strumenti già analizzati. E il contesto è sicuramente etrusco. La struttura dello strumento è identica, le posizioni sono identiche. Anche il rapporto fra i fori è incredibilmente identico. Ci sarà una ragione, no? Ovviamente non è possibile suonare questi strumenti antichi, questo è chiaro. Però è importante ricostruirli fedelmente, esattamente, con i soliti legni, con il solito calibro, i soliti fori. Si può capire perfettamente, diciamo, non la melodia esatta che loro potevano produrre. La cosa interessante, per me fantastica, sarà sentire quel suono che 2700 anni fa queste persone sentivano realmente. Come nel jazz moderno, come nel jazz modale, quello di Miles Davis, quello di John Coltrane, quello di Ornette Coleman, la funzione della musica in quel caso era l'ipnosi, l'emozione dell'ipnosi che queste scale potevano darti.